Sì, parto dicendo il nome, Riccardo Severi. No, non avevo dubbi che il parere del professor Perfetti andasse verso la direzione auspicata dal Consiglio Comunale e dalle strutture amministrative di questo comune. Non avevo dubbi che a fornire il parere fosse il professor Perfetti, indicato in una quaterna di nomi da parte dei del funzionario addetto alla scelta di questo nome. Un dubbio però ce l'ho, e il dubbio riguarda il perché il Consiglio Comunale non è stato reso edotto di tutti i documenti riguardanti questo parere. L'Aset Holding, di cui il presidente si è dimesso, no? in segno anche tra virgolette di protesta, no? Aveva richiesto un parere suo proprio per capire se quel parere del professor Perfetti avesse la completezza dell'indagine richiesta, parere che era stato in qualche modo portato nelle mani degli amministratori comunali, era stato portato nelle mani della dirigenza comunale, ma è stato completamente disatteso questo parere. Cioè, non è stato nemmeno allegato fra i documenti che i consiglieri comunali dovevano avere disponibile nel loro tablet, nel loro computer, per capire se quell'analisi era completa. E quell'analisi non è completa, è un'analisi parziale che non tiene conto di un aspetto preponderante da sempre evocato da me e anche da altri consiglieri che sono intervenuti in questo consiglio sulla questione del gas, che era una delle questioni forse più rilevanti nell'ambito di questa fusione, però questo è stato sottaciuto. E io qui oggi chiedo, mi rivolgo prevalentemente ai consiglieri della maggioranza del Partito Democratico e della maggioranza di centrosinistra, perché in anni passati si è in qualche modo si è fatti forza per far presente che quella fusione, così come impostata dal centrodestra, aveva delle criticità che andavano in qualche modo rimosse. Ci eravamo fatti anche in qualche modo interpreti di queste criticità, nominando un advisor nominato attraverso un regolare bando pubblico, dove in qualche modo il soggetto indicato, Aset Holding, indicava attraverso una selezione l'advisor, che era lo studio di Boldrini. Ora, quel progetto, quell'advisor che doveva essere di ausilio al Consiglio Comunale e all'Aset e al Comune per in qualche modo portarlo sulla scelta migliore, ci ha dato una risposta che non è stata bene. Ora devo capire se non è stata bene alla politica o non è stata bene all'amministrazione intesa come tecnica di questa partita. L'amministrazione perché veramente quello che mi sorprende è che oggi come centrosinistra andiamo a votare quello che di fatto era il progetto portato avanti dal centrodestra, tale e quale. Cioè, io inviterei a riprendere in mano il documento, il piano industriale redatto dal centrodestra, e cambiando solo l'intestazione, il carattere grafico, di questo progetto, ritroviamo tale quale quello che è il progetto che oggi andiamo a votare. E io su questo, signori, non ci sto. L'ho sempre detto che quello lo ritenevo un progetto non coerente con quelle che erano le aspettative di questa città e di un'amministrazione di centrosinistra che deve avere sulla gestione dei servizi un'onda lunga, un movimento di riforma vero. In realtà noi non facciamo nulla di tutto questo. E quello che mi preoccupa di più è che
in quel piano industriale che tra virgolette, era stato presentato qualche mese fa dallo studio Boldrini, si mettono in evidenza tutte le lacune di questo progetto, di fusione, un progetto che non serve a nulla, lo dice Boldrini tranquillamente tra le righe quando dice: se si deve fare un progetto di fusione, vabbè, la soluzione migliore sarebbe quella che l'Aset Holding incorpori l'Aset SPA. Questo dice Boldrini. Un attimo presente, però già che finisco questa cosa, perché allora dopodiché si parlano di vantaggi economici che nello stesso piano industriale non sussistono, non esistono. E allora, signori, io inviterei, visto che prima abbiamo parlato di un tema importante qual era la sanità e quindi il bene comune, a riflettere anche sul concetto di bene comune. Vogliamo portare oggi la nostra città a spendere oltre quasi, io dico, 800.000 euro, se va bene, per fare una fusione che fra qualche settimana, forse fra un anno circa, dovremo andare a rivedere in toto. E su questo io veramente inviterei il centro-sinistra a fare una riflessione. Noi oggi andremo a votare un progetto che voleva fortemente la giunta di centrodestra. Perché? Ci sarà un motivo, ci sarà una riflessione da fare. E poi pongo una domanda anche al segretario comunale: è legittimo quello che stiamo facendo in questo momento? Cioè il fatto di dire un parere dell'advisor indicato attraverso una procedura competitiva non lo accettiamo, accettiamo un parere dato da un professore autorevole, peraltro conosciuto da questa amministrazione, e due pareri che sono diametralmente opposti. Allora, io che sono consigliere comunale e non sono un tecnico, quale dei due pareri devo scegliere? Quello dello studio di Boldrini o il parere del professor Perfetti che mi dice il contrario di tutto quello che mi ha detto il mio advisor indicato e scelto secondo una procedura e pagato 10.000 euro peraltro? 10.000, non so come è venuto fuori questa spesa di 10.000 euro, questa somma, anche perché gli è stato fornito anche il parere di CAIA, no? a sto professor Perfetti, quindi sicuramente lui ha seguito un po' quella che era l'onda lunga indicata dal professor Cai, peraltro altrettanto professore autorevole ed esimio. Quindi l'invito è, signori, riflettiamo bene su quello che facciamo. Io ritengo che questa non è una scelta fatta dalla politica, ma una scelta imposta dalle amministrazioni, da funzionari tecnici che non sono certamente stati eletti dai cittadini, e noi come cittadini invece dobbiamo esprimere le nostre decisioni e non quelle di altri. Allora, grazie consigliere Del Vecchio, sono intervento dopo tutto un altro interventi. Come? Venga qua per cortesia con la domanda. No, la domanda è molto, molto semplice, siccome un consigliere comunale ha posto una questione, sinceramente non è nuova, è un suo legittimo punto di vista, eccetera, ma però ha posto una questione dicendo alcuni documenti che lui ritiene importanti, non so come ne sia a conoscenza, non ci sono stati forniti. E qui io chiedo, non so, all'apparato tecnico a questo punto, non c'è stato fornito, cosa non c'è stato fornito e perché non c'è stato fornito? Mi preoccupa questa cosa, cioè, votiamo un qualcosa di importante, non vorrei che votiamo un qualcosa che poi abbia delle questioni di illegittimità o di non conoscenza. Allora, la delibera 5 allegati comunque. Dottor Celani, prego. Avrei chiesto la parola in maniera anche impropria, però anche per una questione di... ma anche per una questione di onorabilità professionale mia personale. Il documento che cita il consigliere Severi non c'è mai stato fornito da Aset Holding ufficialmente, c'è stato rappresentato dal presidente del loro collegio. Non c'è stato dato ufficialmente, quindi io non lo acquisisco agli atti se chi lo ha richiesto non ha il coraggio di notificarcelo e di spiegare il perché. Adesso, ma il dirigente ha risposto. Allora, per quanto mi riguarda, consigliere Aguzzi, lei vota in maniera assolutamente legittima. Però, ripeto, è una mia questione di onorabilità professionale, io non posso dar conto in una delibera di un documento che non mi viene fornito. Faccio anche presente che questo documento è stato citato nella delibera di approvazione del progetto da parte del CDA, prendendone esclusivamente atto.
senza neanche sapere in quella delibera se viene condiviso o meno, perché se ne prende solo atto. Punto. Ufficialmente al Comune di Fano non è stato trasmesso. Dico poi un'altra cosa, la sintesi rispetto alla problematica giuridica è stata fatta dal professor Perfetti, in quanto il sottoscritto ha ritenuto traballanti le osservazioni dello studio Camporesi, per cui il Consiglio Comunale, che cosa ha fatto? Ha detto: diamo a un terzo, in questo caso il professor Perfetti, la soluzione di questo problema. Quindi, consigliere Severi, non è esattamente corretto quello che lei dice, cioè non è che è una questione tra Camporesi e Perfetti. Perfetti risolve un'antitesi che si è creata tra gli uffici e lo studio di Camporesi. Questa è la realtà, ecco, per essere chiari. Il dirigente ha dato ampia spiegazione. Allora io a questo punto chiedo se ci sono altri interventi. Se ci sono per domani. Come? Domani, dopo l'intervento suo ci sono. Allora, a questo punto, quindi i consiglieri vogliono interrompere il consiglio, non vogliono concludere. No. Ancora 10 interventi, allora, voglio capire, perché io non ho nessun intervento qua. Perché, sì, però se i consiglieri mi dicono domani interveniamo, quindi c'è l'intervento di Santorelli, Buzzi, allora un discorso, se non c'è maggioranza, se non c'è nessun intervento, ovviamente l'avremo chiusa qui. Allora, siccome ci sono altri interventi, a questo punto ho preso l'impegno di chiedere. Durante questa notte. Non facciamo battute, consigliere Santorelli, non c'è bisogno di chiarirsi, è stata posta delle domande, il dirigente ha risposto. Allora, siccome ci sono diversi interventi previsti, ci aggiorniamo a domani. Ci aggiorniamo a domani alle ore 19:30. Mi dispiace per chi è rimasto, ci vediamo domani. Grazie a tutti. Il consiglio termina alle ore 23:32. Fumante? Sì. Luzzi? Sì. Magrini? Minardi? Mirisola? Nicolelli? Sì. Omiccioli? Sì. Perini, sì. Pierpaoli, sì. Ruggeri, Santorelli, sì. Seri, Serra, sì. Severi, sì. Toriani. Sì. 20 consiglieri presenti, la seduta è valida. Giustifico l'assenza del sindaco, del consigliere Ruggeri, e il ritardo dell'assessore Del Bianco e del consigliere Mirisola. Nomino come scrutatori i consiglieri Perini, la consigliera Serra e il consigliere Fontana. Ora riprendiamo da dove abbiamo interrotto ieri sera, che avevamo iniziato la discussione e avevamo avuto un primo intervento in merito al punto numero 4, cioè conferma processo di fusione tra ASET SPA, società incorporante, ed ASET Holding SPA, società incorporata. Prima dell'intervento del consigliere Severi ci sono state alcune domande a cui ha risposto il dottor Celani, che è presente anche questa sera per se ci dovesse essere necessità di alcune ulteriori informazioni. Quindi adesso procediamo con gli interventi, non ho iscritti, quindi chiedo ai consiglieri se c'è qualcuno che vuole intervenire. Ci sono richieste di intervento? Allora, si è prenotato il consigliere Aguzzi, ricordo sono 5 minuti per ogni intervento. Prego. Era una posizione un po' isolata. Grazie Presidente, mi devo presentare? Stefano Aguzzi, sì. Consigliere comunale della Tofano. È la quinta volta, mi pare, quarta, che deliberiamo qualcosa che di fatto dovrebbe essere la fusione delle due aziende, la sesta volta credo, se ci mettiamo anche la deliberazione che facemmo quando ancora io ero sindaco.
e però non arriva mai la fusione, perché quando io ho visto l'ordine del giorno che c'era questa delibera sulla fusione asset, sono andato subito a scartabellare per vedere un attimo come era fatta, cioè cosa si pensava di portare in consiglio, quale piano industriale, quale visione, insomma, eccetera. Ho trovato quattro righe, quattro, ma sono quattro per davvero, dove si dice, si conferma la delibera precedente, quindi si va avanti incorporando la holding all'interno della SPA. Cioè, di fatto, in questo caso ha perfettamente ragione Severi, anche se è noto fin da quando eravamo ancora nella stessa forza politica locale, che siamo su posizioni un po' distanti su questo punto, come su alcuni altri, come invece su altri ci ritroviamo perfettamente tuttora. Siamo tornati, do ragione proprio a quello che diceva ieri Severi, siamo tornati esattamente al punto di partenza, cioè dopo tanto discutere, tanto ridare incarichi, tanto rivotare e rivotare in Consiglio Comunale, stasera voi proponete, e io lo voterò, capiamoci, io voterò a favore, proponete una delibera che di fatto riporta esattamente a quanto noi avevamo deliberato quando io ancora ero sindaco. Cioè, se non qualche parola, se non qualche sfumatura, mi pare che non sia cambiato nulla. Allora io voglio dire, se invece di voler per forza cancellare quanto aveva già fatto l'amministrazione precedente propedeuticamente per arrivare alla fusione, che di fatto mancava un soffio, non aveste cancellato tutto, revocato la delibera che avevamo approvato, non aveste ridato un nuovo incarico al nuovo advisor che poi non ha detto quello che esattamente stava bene a tutti, e allora si è dato un ulteriore incarico a un avvocato per smentire quello che ha detto l'advisor, cioè aveste speso 40.000 euro per l'advisor, 10 per il nuovo avvocato, cioè avete buttato via qualche decina di migliaia di euro dei cittadini di Fano per tornare a dire le stesse cose che avevamo già detto noi. E votare stasera, e spero presto anche il piano industriale vero e proprio, le stesse cose che avevamo già votato noi. Allora, vedete, caro centrosinistra, è normale, io l'ho detto fin dal primo Consiglio Comunale, è normale che una nuova amministrazione voglia in qualche modo rivisitare le cose che aveva fatto quella precedente, anche quando le condivide. Ci sta. Infatti io, in un Consiglio Comunale, appena si discusse di questa cosa, revocando la nostra delibera, io dissi quella sera, capisco l'esigenza di una nuova amministrazione di voler revocare quello che aveva fatto la precedente per magari metterci del suo in qualche modo, fare qualche verifica, ci sta, ci può stare questo, però a suo tempo, ed erano pochi mesi dopo il vostro insediamento, quindi parliamo di 3 anni fa, vi dissi però fate in fretta e non andate a stravolgere tutto, perché il lavoro è stato fatto bene dai dirigenti delle aziende, è stato fatto bene dai Politecnici di Brescia, dai vari studi che vi hanno lavorato, è di fatto predisposta la fusione, lavorateci un attimo, verifate qualche verifica, metteteci del vostro, ma stringete bene. Siamo a 3 anni da quel momento, stasera noi votiamo 4 righe che dicono si conferma che la delibera precedente però si incorpora la holding nella SPA, mentre invece l'advisor diceva di mettere la SPA nella holding. Darvi degli incapaci è facile, siete degli incapaci, ma se foste incapaci non ci sarebbe nulla di strano e di male, perché non è che tutti nascono imparati e le indovinano tutte, anch'io ne ho sbagliate tante facendo il sindaco, È normale, no, consigliera, guarda, sto parlando molto seriamente, non mi faccio le battute dietro, infatti non l'ho fatta, io l'ho fatta la fusione, è che non l'ha votata l'asset holding, il presidente che è nominato da me ha risposto a voi, per questo non l'ho fatta, state buoni, non è questo il punto, dico che essere incapace si può stare, è invece la malafede di voler per forza cancellare quanto fatto da chi c'era prima per dire che non andava bene, e alla fine siete costretti a ritornare a fare quello che esattamente avevamo fatto noi, perdendo 3 anni, spendendo decine di migliaia di euro e avendo mancato per 3 anni consecutivi i risparmi di un'eventuale azienda unica che voi stessi dite porterà forti risparmi, avrebbe portato forti risparmi se l'aveste fatta 3 anni fa. E invece dovete ancora iniziare, o stasera rideliberiamo il nulla e io voterò ancora una volta il nulla insieme a voi, sperando che presto sia una delibera che non sia il nulla ma sia finalmente la fusione. Io vi do un consiglio, ma ritirate fuori la delibera che avevamo provato noi, portatela in consiglio, portatela qui, la rivotiamo e facciamo prima, avremo risparmiato anche tanti soldi.
Allora, ringrazio il consigliere Aguzzi, non ho altri interventi. Consigliere Bacchiocchi, prego. Consigliere Bacchiocchi Alberto, Partito Democratico. Allora, sinceramente non è che siamo a quello che eravamo un anno fa. Vorrei ricordare, consigliere Aguzzi, che i due CDA hanno approvato il piano di fusione. No, che un anno fa non era stato approvato. Questo è un particolare, hanno approvato il piano di fusione anche la holding, cosa che nella sua amministrazione non era successo. Quindi qualcosa di diverso c'è, e questo non mi sembra un particolare di piccolo conto, no? Allora, comunque voi avete 5 anni e non siete riusciti, punto, ma non voglio ribattere, no? Perché stiamo parlando di quello che dobbiamo fare da oggi in poi. Allora, quindi vorrei ricordare che i due CDA quindi hanno approvato il piano di fusione. I costi di questo piano di fusione, di questa fusione, che ieri anche il mio collega Severi diceva che era sugli 800.000 euro, in realtà conti alla mano sono 450, di cui 90.000, come ha ricordato anche il consigliere Aguzzi, di Publitecnica. Abbiamo recuperato le operazioni di concambio della del vecchio piano industriale. E arrivo al piano industriale. Noi abbiamo, il centro-sinistra ha deciso di rimettere mano a quel piano industriale perché presentava, secondo il nostro punto di vista, delle lacune. Inutile, non sto qui a ripetere, ma non perché abbiamo reputato il vostro lavoro sbagliato, ma era diverso da quello che noi vedevamo nel progetto di azienda unica dei servizi. Quindi noi siamo assolutamente d'accordo e convinti che questo processo di fusione sia arrivato alle battute finali. Siamo a 15 giorni, dove fra 15 giorni approveremo il piano industriale in questo consiglio, probabilmente nell'altra sala, e da lì in poi il percorso è assolutamente tracciato. Aspetta, mi fermo un secondo, un attimo. No, per le votazioni poi non abbiamo. Scorrete di uno per cortesia. Scorrete di uno, perché così per la votazione più. No, se scorrete di uno come opposizione, così abbiamo per la votazione. No, così per quando se si vota qualcosa abbiamo il colpo d'occhio chiaro. Basta scorrere di uno, grazie. Chiedo scusa al consigliere Bacchiocchi. No, infatti, siccome sono argomenti abbastanza delicati, mi fermo un attimo. Come i fiori, ci siamo già accomodati. Ok, non so se ripartire da capo. Prego, consigliere. Riparto da capo. Riprenda dal punto in cui l'hanno interrotta. Le chiedo scusa, ma era necessario disporsi senza occludere l'entrata della. Ok, vabbè. Quindi stavo dicendo che il piano di fusione è ormai alle battute finali. Nel giro, credo, di forse probabilmente già dal prossimo consiglio, del 28, del 29 di novembre, noi andremo a provare il nuovo piano industriale e il nuovo statuto che i due CDA, come dicevo prima, hanno approvato. Ieri sera si parlava anche di un documento che noi non abbiamo ricevuto, ma mi pare nemmeno la proprietà abbia ricevuto, quindi non è che possiamo discutere di un fantomatico documento che non si capisce, cioè, chi l'abbia richiesto, chi l'abbia prodotto. Ci deve mettere in preallarme un documento che non sappiamo nemmeno cosa dica, e soprattutto c'è un'approvazione da parte del CDA della holding del piano di fusione che a noi, se permette, consigliere Severi, ci dà una certa garanzia, perché dal momento che il CDA approva il piano di fusione e fa riferimento a un
documento che lo cita senza andare a incidere nella decisione ultima, io credo che insomma non possiamo fermarci di fronte a questo documento, posto che ci sia, e poi non sappiamo cosa dice, perché noi non l'abbiamo ricevuto e non l'ha ricevuto nemmeno la proprietà, e questo è quanto. Vorrei soltanto ricordare anche che noi siamo qua a ratificare, ad approvare quanto da noi richiesto in uno dei precedenti consigli, adesso non mi ricordo qual era, in cui chiedevamo un parere aggiuntivo sulle modalità di fusione, se era l'ASE SPA a inglobare la holding o viceversa. Questo parere è arrivato, il parere dice che debba essere, che può essere l'ASE SPA a inglobare la holding, e quindi risponde un po' alle convinzioni che soprattutto il Partito Democratico aveva in questo processo di fusione, che era che fosse la ASE SPA a inglobare la holding. Quindi noi oggi andiamo ad approvare un parere da noi richiesto, quindi va a integrare tutta la documentazione necessaria per fare questo percorso. Quindi anche il consigliere Guzzi, cioè, siamo qua non ad approvare il nulla, ma ad approvare qualcosa che abbiamo chiesto noi. Quindi cioè, le cose sono abbastanza differenti da come l'ha raccontata lui poco fa. E io vorrei soltanto poi concludere, perché noi siamo sempre stati coerenti con questa linea, in cui fosse innanzitutto eravamo convinti della fusione, che fosse un passaggio necessario per dare comunque una risposta di efficienza ai servizi di questa città, e anche dei risparmi che saranno sicuramente tangibili da qui a breve. E quindi questo vorrei metterlo in evidenza. Vorrei anche ovviamente ringraziare i due CDA che si sono spesi affinché questa fusione fosse stata possibile. Quindi ringraziamo chi ha lavorato, dai dirigenti, dai CDA e tutto quanto. Il Partito Democratico è sempre stato convinto, come dicevo prima, di questo processo. Vorrei concludere soltanto, perché poi in questi giorni ho letto anche diverse dichiarazioni da parte dell'opposizione, in modo particolare da parte dei 5 Stelle, in cui stranamente loro, che sono sempre dalla parte dei risparmi, dell'ottimizzare le risorse, si sono improvvisamente ritrovati a non condividere questo processo di fusione, che può portare soltanto a dei benefici alla comunità, sia dal punto di vista della qualità dei servizi, ma anche dei risparmi che a breve si potranno riversare anche sulle bollette dei cittadini. Io vorrei soltanto, me li leggo perché poi ovviamente non è difficile poi ricordarseli. Chiudo con i risparmi. Allora, sono valutabili in circa 4 milioni in 5 anni, di cui poco più di 2 milioni e 2 per minori costi operativi, detto anche dall'advisor. Inoltre si risparmieranno circa 1 milione e 3 per l'azzeramento della componente tariffaria del sistema idrico integrato del FONI. Sono parametri tecnici che credo che la maggior parte, cioè quasi tutti i nostri consiglieri conoscano, e questo soprattutto ci permetterà di avere degli investimenti che daranno dei servizi sempre più efficienti e di qualità. Vorrei l'ultima cosa ricordare che l'ASET SPA ha predisposto un fondo anticrisi di 300.000 euro a disposizione dei cittadini più bisognosi. Quindi i risparmi, che come diceva i 5 Stelle non ci sono, già basta questo per capire che importanza può avere il piano di fusione. Grazie. Grazie consigliere Bacchiocchi. Ora la parola al consigliere Omiccioli. Non ho altri iscritti. Prego. Adara Omiccioli del Movimento 5 Stelle, grazie Presidente. Ho ascoltato attentamente l'analisi approfondita che ha fatto molto demagogicamente il collega Bacchiocchi del PD. A noi ci dicono che non vogliamo la fusione, che non,
diciamo che non ci sono i risparmi. Assolutamente non abbiamo mai detto questo, abbiamo detto che la fusione si può fare, ma bisogna dire la verità sui conti. E la verità sui conti è molto semplice, basta leggere il parere dell'advisor. Ma prima di tutto volevo dire anche qualcosa sul testo della delibera. Il testo della delibera dice, vabbè, ci sono quattro righe, le solite. Secondo me no, assolutamente. Ci sono almeno tre punti, secondo me, di forte criticità. Innanzitutto si dice che questa fusione viene fatta anche nell'interesse dei comuni soci. Va bene, può anche essere per quanto riguarda soprattutto la ripartizione degli utili della nuova società. Ma vi assicuro che alcuni comuni ci hanno contattato, più o meno insomma in modo informale, per dirci che in realtà stanno soffrendo molto una differenza tra i servizi offerti rispetto alla tariffa che devono pagare i cittadini. E vi assicuro che non è un malcontento relegato in pochi comuni, ma in molti comuni chiaramente minori, perché chiaramente fanno la stragrande maggioranza delle azioni di questa società. Ma vi assicuro, stiamo attenti a questo, perché comunque sia, se c'è un malcontento anche da parte dei piccoli comuni, non è detta che perché l'ASET, nuova ASET, sarà completamente pubblica, allora va tutto molto bene. Anzi, ci sono probabilmente, da quello che ho capito, anche delle aziende esterne all'ASET che hanno fatto delle proposte alternative, perché comunque poi le amministrazioni rispondono davanti ai cittadini. Se c'è qualcuno che fa un servizio migliore a un prezzo minore, è chiaro che adesso ci sono dei vincoli, non mi ricordo se fino al 2030 chiaramente, no, all'interno della società, quindi non è che adesso un comune può uscire da ASET così come gli pare, però stiamo attenti. Questa è la prima osservazione che faccio. Tenuto conto, altra criticità, delle marginalità economiche dell'operazione. Ecco, veniamo ai conti. Bacchiotti, io la invito a stare molto attento, perché questi conti sono stati fatti proprio su quello che lei ha detto, cioè sul parere dell'advisor. Dunque, noi non stiamo dicendo che con la fusione alcuni risparmi non vengono fatti, ma si possono fare anche senza fusione, anzi l'advisor vi dice che potrete farli anche prima. E questa è la nostra critica, non si deve fare la fusione perché non ci sono i risparmi, ma dovete dire la verità ai cittadini. Voi fate la fusione per vari motivi che poi cercheremo di capire, ma non perché con quella fusione avrete risparmi, perché quei risparmi indicati dall'advisor per la maggior parte, più del 90%, possono essere fatti anche senza fusione e già fatti in precedenza. Vi faccio l'elenco nudo e crudo di questi valori. L'advisor, a pagina 3, dice che ci possono essere risparmi complessivi nei 5 anni di circa 2,73 milioni di euro, di cui 1,47 che realizzabili per effetto della fusione. Benissimo, però di questi 1,47, 1,1 sono quelli riguardanti il risparmio del personale, che derivano da effetto di pensionamenti e da non nuove assunzioni, che sono azioni che già la legge Madia vi impone e che sono praticamente automatici, non derivano dalla fusione. È già una legge che vi impone questa cosa, fino addirittura, e deve essere applicata fino al 2018, quindi non ulteriori assunzioni e non poter sostituire i pensionati con nuova forza lavoro. E questa è la legge che ve lo dice. Quindi da i 2,73 milioni di risparmio generali togliamone 1,47, ma di quell'1,47 addirittura 1,1 non dipendono dalla fusione. Il restante, l'1,26 milioni, eventualmente ottenibili, dice, anche attraverso strumenti alternativi alla fusione che le società separatamente possono o potevano già essere in grado di prendere in considerazione: ufficio contratti, appalti di forniture di beni e servizi unificato, cash pooling e via dicendo. Quindi penso che sia molto chiaro, di questo 2,73 milioni di euro che sbandierate come risparmi della fusione, in realtà ne rimangono 318 mila euro da 2,73 milioni. Ma poi c'è un gran altro gravissimo errore che il nostro consigliere Bacchiocchi ha detto. Lui, diciamo, considera anche un ulteriore 1,3 milioni di euro come risparmi, ma non è così. Questi 1,3 milioni di euro sono praticamente i non accantonamenti per il nuovo fondo di nuovi investimenti. Quindi non sono risparmi, ma sono una finestra che si apre per nuovi investimenti, che è ben diverso. No, non è la stessa cosa. Perché non è la stessa cosa?
perché questi ulteriori investimenti o addirittura, attenzione, maggiori dividendi. E allora, conoscendo un po' l'andazzo di queste amministrazioni, i maggiori dividendi di questo 1.300.000 possono essere, come è capitato spesso, usati per ripianare i bilanci, sorta di bancomat, come abbiamo detto più volte negli anni. Quindi attenzione, non raccontiamo frottole ai cittadini, la fusione non dà l'obbligo, o diciamo, la fusione non è l'unico modo per risparmiare, anzi, come vi dice l'advisor, potevate già farlo prima e lo si può fare già con addirittura le società separate. Molto semplicemente, questo però è, bisogna dirlo, non si può andare a dire ai cittadini noi facciamo la fusione e così risparmiamo 4.000.000 euro, perché non è così. Altra cosa, il parere dell'advisor è il parere del professor Perfetto. Abbiamo appreso proprio ieri che ci sarebbe un ulteriore parere, perché giustamente che cosa succede? L'advisor, professionalmente secondo me rispettabilissimo, dice una cosa, ve la rileggo. In conclusione si deve rilevare che l'interesse pubblico, la tutela delle reti idriche, nonché quella della distribuzione del gas, viene esclusivamente garantito mantenendo inalterata la relativa proprietà in capo ad Asset Holding, confermando pertanto che l'unica fusione totale possibile è quella già indicata nella relazione conclusiva già consegnata in esecuzione dell'incarico, cioè la fusione per incorporazione della società Asset S.p.A. incorporata in Asset Holding S.p.A. incorporante. E questo è un parere autorevole. Dall'altra avete un altro parere autorevole di un professore che ha studiato sempre questa materia. Come facciamo a decidere? Come si può scrivere in questa delibera senza che si appalesino elementi di ragionevole dubbio? Ma io questa cosa non la voto. No, non la voto, perché ci sono grossi elementi di ragionevole dubbio. E siccome c'è un terzo parere, visto che appunto c'erano questi ragionevoli dubbi, che non ci è stato fornito, io invito chi ha presentato questa delibera a ritirarla, a presentarci questo terzo parere e poi si ritornerà eventualmente a votare. Perché se continuate oggi a portare questa delibera in votazione, io non mi prendo la responsabilità di votare un atto che potrebbe essere anche molto grave per non solo le casse comunali, ma anche per altri effetti che meglio non augurarsi, di una azione di fusione fatta male dal punto di vista tecnico e giuridico. Quindi questa è l'analisi. Quindi probabilmente, se non ci sono in realtà ragioni di risparmi veri per fare la fusione, perché questi risparmi possono essere fatti anche in tantissimi altri modi, ci sono pareri divergenti per cui voi non volete prenderne, diciamo, la giusta considerazione, forse la vera ragione di questa fusione è un'altra, una ragione politica. Probabilmente il PD vorrà mettere mano anche a quello che è stato gestito dall'Asset Holding in modo anche abbastanza, penso, indipendente. Probabilmente è questa, non l'avete detto anche voi, forse è più una ragione politica che tecnica a questo punto. Beh, ne trarremo le conclusioni. Grazie. Grazie consigliere Omiccioli. Non ho altri iscritti. Parola consigliere Santorelli. Grazie Presidente. Su questa fusione dell'Aset credo che questa maggioranza, come si evince dagli atti, dai documenti, anche da quello che è emerso in questi 2 anni e mezzo, credo che abbia fatto molta confusione e un gran pasticcio fino ad oggi. E se solo avessero ascoltato, se aveste ascoltato in quello che abbiamo detto 1 anno e mezzo fa in riferimento a questa fusione, sicuramente saremmo arrivati a questo punto molto prima e avremmo evitato anche tutta una serie di passaggi che oggi generano dei dubbi anche nei consiglieri che ci hanno preceduto, mi hanno preceduto negli interventi, perché l'errore principale che è stato fatto da parte vostra è stato innanzitutto pensare che il piano industriale che avevamo preparato e che avevamo proposto di modificare anche leggermente, di migliorarlo, perché io mi ricordo avevo detto queste parole, tutto è migliorabile, l'errore che avete fatto è stato quello di considerarlo da buttare via e quindi di
avere la presunzione di volerlo rifare a tutti i costi, nominando un advisor e spendendo soldi pubblici ulteriormente rispetto a quelli che avevamo speso noi per preparare quel piano di fusione. Ma l'errore più grave l'avete fatto reiterando nella presunzione di pensare che affidando all'asset holding la stazione appaltante nell'individuazione dell'advisor in qualche modo potevate essere al sicuro da tutta una serie di considerazioni delle quali avevamo messo in guardia in quel consiglio comunale e avevamo addirittura fatto un emendamento per togliere quel passaggio lì. Non ci avete ascoltato, sono passati 2 anni e mezzo, si sono perse delle opportunità, si sono persi dei mancati risparmi importanti, perché poi i numeri, ognuno a questo punto è anche legittimo che se li giochi un po' come meglio crede, perché quando hai di fronte un piano, prima un piano industriale, poi un parere di un advisor di un'altra maniera, poi ulteriormente un altro parere che non approfondisce in questo caso del tutto i numeri ma dà solo un parere riguardo al nocciolo della questione, è anche evidente che qualcuno usa i numeri a suo uso e consumo, e ci sta questa cosa come nelle considerazioni generali, ma i numeri per quanto mi riguarda restano quelli del piano industriale che avevamo presentato, che non sono distanti da tutto quello che in questi 2 anni e mezzo vi hanno confermato i tecnici e il management delle due aziende. Quindi in 2 anni e mezzo avete sostanzialmente perso più di 1 milione di euro all'anno di mancati risparmi e soprattutto avete perso del tempo necessario a creare tutte quelle opportunità, quelle sinergie sul territorio e tutte quelle aperture anche che potevano crearsi riguardo agli investimenti, anche in collaborazione con il territorio, che è stato del tutto inutile, perché non è che avete portato qualcosa di nuovo a questa fusione. E qui sono d'accordo con il consigliere Severi. Cioè, di fatto state votando con 2 anni e mezzo di ritardo quello che abbiamo fatto noi, né più né meno. Viva Dio, lo dovevate fare 2 anni e mezzo fa, quindi di questo perlomeno riconosco la coerenza, anche se siamo distanti su questo argomento e sul discorso della fusionasi con il collega Severi, ma gli riconosco sicuramente la coerenza delle posizioni. Perché di fatto state votando quello che vi abbiamo preparato. Allora, tanto valeva farlo 2 anni e mezzo e ascoltare almeno un poco di quello che vi avevamo detto. E sono anche convinto, e siamo anche convinti, che oggi non saremmo qui se noi questo nell'ultimo 1 anno e mezzo non avessimo fatto un'azione forte di pressione nei vostri confronti, che è stata fatta quasi a 360 gradi, su tutto quello che è venuto fuori e su quanto vi siete incartati anche tra di voi come maggioranza per questa fusione. Se non avessimo fatto noi questo lavoro, oggi non saremmo qui a votare questa delibera. Eh sì, consigliere Bacchiocchi, molto del merito è il nostro. Intanto è merito nostro perché state confermando il lavoro che abbiamo fatto noi con 2 anni e mezzo di ritardo, e lo state facendo oggi, non fra un anno, non fra 2 anni, perché c'è stato chi su questa cosa vi ha messo pressione quasi quotidianamente, pubblicamente e in consiglio comunale, pubblicamente intendo sulla stampa e in consiglio comunale, perché siamo sempre stati convinti di quello di cui anche oggi io credo che siete convinti voi, che questa fusione è solo un bene per la città di Fano, un bene per l'azienda e un bene per i cittadini. Perché dopo ci sta che non, veramente non li capisco, perché solitamente sono sempre per la riduzione dei costi, delle poltrone, dell'inutilità, delle gestioni macchinose amministrative. I colleghi 5 Stelle sinceramente su questa cosa non li capisco, magari li avrei preferiti che avessero approfondito meglio la fusione invece di continuare a dire che la fusione non porta risparmi. La fusione porta risparmi partendo già solo anche dagli elementi che ha citato lei, consigliere collega Micioli, ma anche partendo innanzitutto dagli elementi amministrativi, che non è il mero consiglio di amministrazione che si riduce dall'asset holding e ne diventa uno che è quello della nuova asset. Vi faccio un esempio: l'asset holding sono arrivati a credo 48 dipendenti, se non sbaglio, di personale
ho già finito il tempo, Presidente? Allora, bisogno di un minuto in più, poi vado a concludere. Sono diventati 48 dipendenti di personale. C'è tutta una gestione che è diventata macchinosa, amministrativa, che non, veramente non ha neanche più ragione di esistere. Il riferimento alle consulenze, temi anche cari a molti dei consiglieri qui che si sono battuti per anni su questi temi. Il riferimento alla gestione, ne dico una, delle buste paghe. Voi sapete che la Aset Holding esternalizza il servizio delle buste paghe. Sono in 48, molti amministrativi, e si esternalizzano le buste paghe. Vabbè, una scelta, per carità. E ne potrei dire tanti altri costi amministrativi. Unito al fatto che continuamente queste due aziende si rimbalzano la responsabilità e gli affitto delle strutture, così come dei canoni, ed è una continua trattativa. Allora, tutto questo economicamente quanto vale? È dentro quel milione e più di risparmi che vengono unendo due società in una. Già solo questo è un'azione virtuosa che dovrebbe fare chiunque, lo dovrebbe fare in fretta. Già solo questo. Poi dopo, tutto quello che è considerato possibilità di investimenti, possibilità di azioni che possono essere fatte sul territorio, nei comuni. Cioè, considerate che oggi ci sono state sempre due aziende, e l'avete capito anche voi, che una suonava una musica e un'altra cantava suonava un'altra musica. Chiunque è stato messo in quelle due aziende. E la politica, il Consiglio Comunale non può accettare una cosa del genere. Perché abbiamo visto ed è dimostrato che chiunque gestisce quelle aziende, ma è inevitabile, perché si crea un cortocircuito nella gestione quotidiana amministrativa che porta chi gestisce quelle aziende ovviamente a lavorare perché l'azienda abbia dei vantaggi competitivi anche nei confronti dell'azienda sorella, in modo tale da dimostrare che è gestita bene, che può avere delle autonomie che magari altrimenti non ci sarebbero. È inevitabile, quindi quello che andiamo a fare, già solo da quel punto di vista e da tutti i risparmi, già è virtuoso. Questo già è virtuoso. Se poi ci aggiungiamo tutto quello che è un'azienda, il valore commerciale che un'azienda e l'appetibilità che può avere con i servizi sul territorio, nel rapporto con i comuni, che sicuramente si andrà a semplificare, negli investimenti che potranno essere fatti anche in sinergia con altre realtà del territorio, la valorizzazione delle strutture che abbiamo, come la discarica, come altre strutture. Ecco, tutto questo ovviamente porterà solo dei benefici. Il problema è che viene fatto con enorme ritardo. Viene fatto con enorme ritardo. E anche il passaggio di stasera è l'ennesima dimostrazione di una lacerazione che c'è anche all'interno della maggioranza. E che probabilmente, se non è in soccorso un'altra volta la minoranza, che come già dichiarato da qualche collega voterà a favore questa delibera, noi faremo altrettanto, probabilmente oggi non saremo neanche nelle condizioni di avviarlo questo percorso, che si dovrà chiudere fra un mese. Quindi, un pochettino meno di presunzione, colleghi della maggioranza, che già vedevo in qualche atteggiamento, e qualche volta riconoscere che forse non proprio tutto da buttare via era di quello che è stato fatto, e soprattutto ascoltare che forse qualcuno dice una cosa, la dice non perché solo perché l'ha gestita, l'ha fatta, perché evidentemente già allora, e siccome c'erano anche allora delle opposizioni interne che molte volte servono proprio per migliorare anche la proposta che viene fatta, capiamoci, quindi si erano valutate realmente tutte le possibilità, e oggi, e la delibera di oggi ne è una dimostrazione. E io mi fido assolutamente del parere che viene dato dallo studio, credo più importante in Italia in questa materia, che è stato chiesto dal Comune, e per fortuna che il Comune ha ripreso a guidare questo processo, che era quello anche dei pareri, delle valutazioni, il riferimento alla fusione. E a questo punto si tratta solo di andare a concludere, però con un appello per anche altri temi, ne stiamo trattando di importanti, a ascoltare forse un po' di più i consigli anche di chi certe cose le ha viste già con alcuni occhi e vuole sicuramente vederle con occhi critici, ma anche di collaborazione. Grazie. Ringrazio il consigliere Santorelli, non ho altri iscritti. Consigliere Del Vecchio, prego.
Grazie Presidente. Ieri avevo fatto una domanda, non ho fatto l'intervento al dirigente che era presente, rispetto a una delibera che in buona sostanza la si va a leggere, non è che dica molto, anzi dice molto poco. Un passaggio, come lo vogliamo chiamare, più che una delibera, un atto di indirizzo, l'ennesimo forse atto di indirizzo su questo tema. Ci aspettavamo, l'abbiamo detto anche quando abbiamo audito le due dirigenze, i due presidenti delle due società, la delibera vera e propria, quella della fusione, quella che oggi in teoria poteva essere portata all'attenzione dei consiglieri comunali e del consiglio comunale. Invece oggi di fatto presentate di nuovo un atto di indirizzo, questo è, perché una delle due società vi ha chiesto l'ennesimo passaggio in consiglio comunale. L'abbiamo letto dai giornali, quindi non è manco niente di segreto. Detto questo, la delibera, come tutti gli altri passaggi che ci sono stati, la voterò in maniera favorevole, però basta di perdere tempo oggettivamente, perché ne è stato perso pure troppo, basta con i passaggi doppi. Abbiamo capito, ormai se si ha la convinzione di portare avanti questo processo lo si faccia, perché questo è l'ennesimo, ripeto, atto di indirizzo, e basta con gli errori, perché anche su questo quante discussioni abbiamo fatto in questo consiglio comunale quando avete voluto rivedere un piano industriale che non è che l'aveva guardato la maggioranza, la minoranza o i consiglieri comunali, perché non è il loro compito, ma l'avevano valutato, studiato, approfondito tutti i tecnici del comune, tutti, nessuno escluso, tutti i tecnici che sono anche i vostri tecnici in questo momento che governate, tutti i tecnici delle due società partecipate, uno studio di commercialisti di Pesaro, un incaricato dal tribunale di Pesaro a valutare la fusione, cioè l'avevano vista tantissimi professionisti, per cui non c'era assolutamente, ma l'abbiamo detto allora in Consiglio Comunale, la necessità di nominare l'advisor e fare di nuovo tutto questo percorso, mentre invece si poteva semplicemente aggiornare quello che già era il lavoro che avevano fatto. E il risultato qual è? Che alla fine, poi in buona sostanza, porterete all'approvazione del Consiglio Comunale quello che aveva visto Severi, quello che aveva visto Santorelli quando avevano svolto il ruolo di assessori al ramo per le società partecipate, perché questo è in buona sostanza. Quindi io dubbi non ne ho neanche sui risparmi, oggettivamente, per come l'ho visto in questi anni. Io ricordo, ancora ho, perché poi nell'attività che uno svolge all'interno anche del Consiglio Comunale stesso i dati rimangono, io sono abituato a tenermeli, e dal lavoro che era emerso e che era uscito da tutti i dirigenti del comune di Fano, ripeto, tutti, nessuno escluso, perché era stata formata un'equipe di professionisti del comune più quelli delle due società, era emerso che il dettaglio stimato 2014-2018, per questo anche prima Santorelli diceva c'è stato ad oggi un mancato risparmio, perché la proiezione che avevano fatto tutti i dirigenti, compresi quelli delle ASET, che avevano visto proprio i loro conti, è di totale 4 milioni in 5 anni, partendo dal 2014, quindi circa 600-650 mila euro all'anno. Siccome è dal 2014 che si poteva fare questa operazione, siamo nel 2016, come minimo abbiamo avuto 2 anni e mezzo circa di mancato risparmio, che in soldoni potremmo così approssimativamente dire che siamo intorno a 2 milioni circa di mancato risparmio, cioè non aver fatto la fusione ci ha provocato quel mancato risparmio, oltre che, e questa è una valutazione ovviamente ipotetica, perché quelli sono risparmi di gestione, l'altra invece è una valutazione ipotetica, la possibilità del maggiore incremento di risultato economico, quindi di risultato di esercizio che le due società insieme ovviamente possono creare, quindi un maggior valore, e quello era stimato sempre dai tecnici in 2 milioni in 5 anni,
una media circa di 300-400 mila euro all'anno, insomma, più o meno. Anche quelli, 2014-2016, uno dovesse fare la più azione, sono di nuovo soldi che non sono stati utilizzati per le attività della società, nel caso li avessero poi reinvestiti nella società, oppure con il dividendo negli utili, oppure con altre finalità. Quindi le operazioni, secondo me, dal punto di vista del risparmio ci sono, le hanno provate i tecnici che le hanno studiate, tante, e non sono di certo quelle del personale, tanto per chiarirci, perché i tecnici davano come risparmio complessivo in 5 anni 340 mila euro, quindi poca roba, rispetto invece ai risparmi di 1,7 milioni nelle prestazioni che si ha in 5 anni con la fusione, quindi cosa importi molto differenti in valutazione. Rimane, ripeto e lo ribadisco, visto che ci ha toccato anche personalmente, l'errore grave fatto, che ha anche bloccato per un anno la fusione, per un anno anche più la fusione, di aver consentito di non far fare la valutazione al comune e anche di nominare, se era questa la volta scelta, l'advisor, il comune la doveva nominare, il terzo, non i due soggetti che andavano verso la fusione. Invece voi, insistendo, anche se noi abbiamo presentato emendamenti in Consiglio Comunale, avete voluto dare la possibilità di nominare l'advisor a una parte, a una delle due società. Errore grave, questo rimane agli atti, errore grave, che vi ha di fatto bloccato la fusione per più di un anno. Quindi, nonostante tutto ciò, siccome i risparmi ci sono e siccome come consiglieri comunali ci dobbiamo sempre fare la domanda qual è il vantaggio per il nostro concittadino, per i nostri concittadini qual è il vantaggio, e siccome da questa delibera, anche se conta poco, deriverà la delibera di fusione, io credo che ci sia un grosso vantaggio per i cittadini e quindi vada votata. Però vi prego anche di fare in maniera veloce, perché più aspettate, più quei risparmi, che ipotetici ovviamente, ma che erano ponderati dai tecnici, che si potevano fare, vengono a mancare. Quindi sono mancate risorse che la collettività, io credo, debba chieder conto anche politicamente agli amministratori. Grazie. Grazie consigliere Del Vecchio. Ora la parola al consigliere Minardi, si prepari Luzzi. Prontissimo. Verde leghista. Ancora ce ne abbiamo tre, bisogna adeguarsi. Ma intanto credo che arriva questa sera una delibera importante per questo Consiglio Comunale, perché di fatto va verso la fusione di due società che sono i gioielli di famiglia del comune di Fano. Questo non dobbiamo mai dimenticarlo, che sono due società che gestiscono i servizi nel nostro territorio, non solo nel comune, e che complessivamente hanno avuto una amministrazione che ha dato la possibilità di poter gestire al meglio i servizi pubblici della nostra comunità. Per cui io credo che sia una delibera importante, perché ha quello che è l'obiettivo primario che ci dobbiamo porre quotidianamente mentre facciamo amministrazione come consiglieri comunali, che è quello di fare gli interessi dei cittadini, e sono convinto che questa delibera va verso l'obiettivo degli interessi dei cittadini, che è sicuramente quello di economizzare, di risparmiare, di fare in modo che le due società che hanno due tipi di gestione diverse possano essere sicuramente gestite al meglio, con delle economie che sicuramente sono economie di scala. E sono anche altrettanto convinto che non solo ci saranno dei risparmi, perché ci sarà un consiglio d'amministrazione solo, non due collegi, non due di tutto quello che è attualmente doppio, credo che si possa portare dei risparmi. Mi viene in mente una cosa, prima mi pare Santorelli citava il tema delle buste paga che vengono fatte fare fuori da Aset Holding quando Aset SPA le fa in casa, le fa in proprio. E allora, voglio dire, già forse sarebbe stato opportuno che Aset SPA, Aset Holding, avesse affidato in contratto ad Aset SPA la gestione delle buste paga, perché sarebbe stato già un'economia quella di far sì che le buste paga
possano essere gestite dalla consorella, utilizzando personale della società, della società consorella, risparmiando risorse anziché far lavorare qualche studio privato che mi risulta addirittura neppure fanese ma pesarese. Detto questo, io credo che il lavoro che è stato fatto non è stato un lavoro facile, quindi io voglio dare atto non solo al lavoro che è stato fatto dentro le società, ma anche da parte del servizio, del comune, il servizio che si occupa delle società partecipate, il dottor Cerani. So che ha avuto tempi facili a derimere questioni dove c'erano interessi diversi, gelosie, in qualche modo esigenze di mantenere una propria autonomia. Ecco, riuscire a portare questa delibera in consiglio comunale con un parere pro veritate che dice sostanzialmente che la società ASET SPA può essere l'incorporante rispetto ad ASET Holding, tenendo conto che ASET SPA è sicuramente la società più importante, più grande, che ha il maggior numero di fatturato, che ha il maggior numero di dipendenti, che ha la gestione, dei servizi, credo che sia una buona cosa. E quindi sostanzialmente sono per fidarmi rispetto alla documentazione che è stata fornita ai consiglieri comunali. Una cosa però la voglio dire, forse un errore l'abbiamo fatto quando abbiamo deciso di come consiglio comunale di delegare la ricerca dell'advisor ad ASET Holding. Questo è un errore che secondo me abbiamo fatto, perché la ricerca dell'advisor doveva essere fatta da parte della proprietà. È il proprietario, il padrone di casa, chi ha le quote in mano, le quote societarie in mano, che doveva scegliere l'advisor, fare la gara, scegliere l'advisor e avviare il processo verso la conclusione del percorso che si è rivelato accidentato. È evidente che chi gestiva da una parte o dall'altra aveva un interesse ad indirizzare i percorsi in modo diverso. Il comune è la proprietà, il comune è il soggetto terzo, e quindi lì forse un errore è stato fatto nel momento in cui abbiamo fatto quel tipo di scelta in consiglio comunale. Sul resto credo che sia opportuno andare avanti, sia opportuno chiudere questa partita, anche perché l'azienda si rafforza, cioè di due aziende ne facciamo una sicuramente più forte, che ha la gestione, che ha le reti, e quindi diventa anche sul mercato un soggetto di riferimento ben più importante, che si può presentare al mercato anche rispetto ad una situazione di maggior forza e di maggior consistenza. Permettetemi una battuta. Prima Santorelli diceva, concedimelo Santorelli, diceva questa fusione si è fatta, è grazie a noi, siete soltanto in ritardo, se non eravamo noi che vi pungulavamo. Beh, io dico questo, credo che fare la fusione di queste due società credo che sia interesse di tutti. Mi pare anche di capire che ci sarà un voto non bloccato, maggioranza e minoranza, ma insomma che c'è il riconoscimento rispetto a questa delibera da parte anche dei consigli di minoranza. Permettimi di dirti però, scusa, ma perché non l'avete fatta voi quando stavate governando e avevate una maggioranza solida e bella robusta fino al 2014? Insomma, eravate nelle condizioni di poterla fare, non l'avete fatta. È chiaro che è ripartito un iter, è ripartito un percorso, alcune modifiche ci sono, non le vediamo stasera, le vedremo nel prossimo atto che arriverà in consiglio comunale, per cui io credo, ecco, che insomma non si può accusare nessuno. Eravate nelle condizioni di poterlo fare, non lo avete fatto, non potete dare la colpa a nessuno, perché i presidenti delle due società, i consigli delle due società li avevate nominati con la vecchia maggioranza. Oggi credo che ci siano le condizioni per andare avanti, per fare un buon lavoro. Credo che la scelta di fare la fusione
con di Aset Holding all'interno di Aset SPA sia una scelta opportuna che ci viene riconosciuta nel parere che viene allegato alla delibera, e quindi credo che sia opportuno accelerare i tempi, chiudere questa partita e andare avanti e rendere questa società più forte, più robusta sul mercato, in modo tale che si possa aprire anche al mercato con un maggiore interesse. Grazie. Grazie consigliere Minardi, ora la parola alla consigliera Luzzi, non ho altri iscritti. Arrivo. Allora, Carla Luzzi, Sinistra Unita. Allora, ringrazio tutti quelli che mi hanno preceduto, perché oggi pensavo che... Sì, aspetta, senza toccarlo, ok. Io pensavo che oggi era una presa d'atto, perché noi sapevamo che in base alla delibera di luglio doveva ripassare di nuovo in Consiglio Comunale per dire che c'era stato un altro parere, che quindi il Consiglio doveva avallare questo parere e dare il benestare, e le cose si avviavano. Invece tutti avete fatto il ripasso di che cosa vuol dire la fusione, quali sono i risparmi, non risparmi, quindi vi ringrazio, perché per una che non è preparata come me sicuramente sarà molto utile. E io, come ho già detto, penso che si parlerà di fusione la prossima volta, perché questo era un altro passaggio intermedio. Però voglio dire che anche a nome di Sinistra Unita noi di questa fusione siamo molto contenti, ma siamo strafelici di questa fusione, perché a differenza di quello che pensano i consiglieri che ora sono minoranza e prima erano maggioranza, noi l'abbiamo fatto in 2 anni, loro in 5 anni non ne sono stati capaci. Sicuramente avevano attivato un percorso, però un percorso che non è andato a buon fine. Noi sappiamo quant'è complessa la vita dove sono molte persone, sappiamo com'è complesso parlare in tanti, sappiamo che bisogna raggiungere una sintesi, e per raggiungere una sintesi ci vuole del tempo, e ci vuole del tempo, ci vogliono delle persone preparate. Noi ci siamo riusciti, siamo sul filo di lana, e io ne sono strafelice di questa cosa e lo ribadisco. Come invece nella giornata di ieri ho sentito le parole velenose al veleno di Severi, del capogruppo di Fare Città. Io devo dire che queste gocce di veleno che lui ha voluto mandare a me, a noi, alla maggioranza, le rimando proprio al mittente. Le rimando al mittente, perché molto spesso noi siamo stati accusati di essere quelli di Sinistra Unita, quelli che non cercano mai la sintesi, non cercano mai di essere dialoganti. E questo è apparso sulla stampa ed è apparso anche in questo dibattito consiliare. Io devo dire che invece noi siamo quelli che dicono molti sì a un bene per la comunità, e dicono molti sì anche perché hanno a cuore il bene comune e il bene dell'ambiente che ci circonda. E quindi che cosa devo dire? Sinistra Unita da sempre ha appoggiato questa fusione, da sempre sa che questa fusione ci rende più forti, sa che in qualche modo è un'azienda che è forte, ed è forte e ha sconfitto ERA, e quindi per quello che ci riguarda non possiamo che essere felici che questa cosa avvenga. Io poi so che quando una società che è in house è forte, perché praticamente i dividendi rivanno ai comuni che sono soci, rivanno in particolar modo al comune Vabè, che è il principale socio, ma vanno a tutti i comuni che sono soci. E poi quando parleremo del piano industriale verranno anche dette queste cose, che i comuni soci avranno dei dividendi molto più alti rispetto a quelli che sono ora. E quindi non posso che dire e ribadire che era solo una presa d'atto, era una presa d'atto di qualcosa che doveva venire, perché così dovevano andare le cose. Io so, guardandolo, anche se ho gli occhiali da vicino, ma in qualche modo riesco anche a vedere più lontano, io so che fa sorridere il mio tipo di intervento, ma fa sorridere solo a chi non ha orecchie per ascoltare un altro modo di porre le cose. Ma voglio ancora una volta ribadire che chi pensa che questa sia una forma di leggerezza non è una forma di leggerezza, perché leggerezza non è assolutamente superficialità, ma non avere macigni sul cuore. E siccome io non ho questi macigni sul cuore e dico le cose come me le sento e come penso devono essere dette, non sopporto che ci sia chi pensa di essere in qualche modo
possa dire delle cose che non sono vere, perché quell'atto non è arrivato ufficialmente al Comune di Fano e il Comune di Fano non poteva trasmetterlo ai consiglieri e alle consigliere. Quindi noi abbiamo tre pareri che sono quello dello studio Boldrini, abbiamo lo studio Perfetti e abbiamo l'avvocatura del Comune di Fano. Allora, in base a tutti questi pareri che ci sono arrivati, i due CDA fra l'altro hanno firmato entrambi le delibere, quindi diciamo che siamo in un percorso che è lineare, che ha avuto delle complessità, ma che sta andando a buon fine. Allora, se è nostro compito cercare di raggiungere una sintesi, cercare di raggiungere una sintesi corretta, cercare di raggiungere una sintesi che va per il bene di un'intera comunità e dei comuni che ne fanno parte, io penso che noi ne dovremmo essere in qualche modo lieti, usiamo questo termine. Allora, voglio ringraziare pubblicamente qui da consigliera di Sinistra Unita, ma penso che lo faccio a nome di tutto il gruppo di Sinistra Unita, la presidente di ASE Holding. La voglio ringraziare, l'ho conosciuta in un'altra stagione della mia vita, ero educatrice quella volta, ma l'ho conosciuta anche in questo percorso, e anche se in dei momenti possiamo aver avuto delle diverse opinioni oppure dei diversi punti di vista, è rimasta la stima e l'affetto, come rimane nei miei percorsi della mia vita, perché avere opinioni diverse non vuol dire non vedere l'altro o non vedere l'altra, vuol dire avere due punti di vista diversi e non arrivare ad una sintesi. Però è un grande dono delle donne, oppure non lo so, io non lo leggo mai come una sconfitta, ritirarsi molto spesso e non alzare i toni e dire: io ho fatto questo percorso, poteva non essere il percorso giusto, comunque io non lo posso aver condiviso. Però hanno questo garbo e questo modo di essere, per cui lo ringrazio ancora, la ringrazio per il lavoro che ha svolto insieme all'altra presidente, ringrazio i due CDA, perché so che hanno avuto a cuore anche i dipendenti delle due ASE, che i risparmi non si fanno sui dipendenti, e ho a cuore che questa cosa prosegua e che nel prossimo consiglio noi portiamo la delibera di fusione e del piano industriale. Grazie. Ringrazio la consigliera Luzzi. Mi è stata chiesta la parola dal... Come? Non la sento. Dopo. Okay. Non ho altri iscritti a intervenire. Ci sono delle richieste? Ci sono delle richieste. A questo punto lascio, quindi chiudiamo il dibattito. Lascio la parola al vice sindaco Marchegiani e poi faremo le dichiarazioni di voto. Sì, mi pare che tutto questo lungo processo, che non inizia appunto, come aveva ricordato, solo con la nostra amministrazione, a parte da più lontano, abbia in sé il senso di un'operazione non semplice, complessa, che è nelle cose. Le cose possono sembrare facili, non lo sono state per la precedente amministrazione, non lo sono state nemmeno per noi, evidente, per una serie di problemi che sono stati qui enunciati, detti, un po' sottintesi, ma questa è la politica, questo è il senso delle cose. A me piace sottolineare adesso con la dichiarazione di voto che facciamo noi per la maggioranza, siamo favorevoli, mi auguro di unire anche in questo voto molto consenso da parte delle opposizioni, perché appunto va nell'interesse della città, però di sottolineare che lo scrupolo estremo che è stato usato, io credo da entrambe le amministrazioni, non è che voglio dire che prima, tuttavia, come ricordava Aguzzi, chi arriva e reduce da dibattiti che conosce anche meno, deve mettere in condizione il nuovo Consiglio Comunale di votare con certezza, con tranquillità, perché i consiglieri poi dopo si assumono una responsabilità non indifferente di fronte a scelte che segnano un'epoca di gestione delle municipalizzate. Devo anche sottolineare la grande indipendenza del Consiglio Comunale di Fano in questo, anche da logiche territoriali, un'indipendenza che è stata seguita dalla ragionevolezza e dalla consapevolezza che le aziende ASET sono un patrimonio straordinario per questa città, possono andare nel mercato con prospettive sicuramente che non possiamo immaginare oggi, ma che danno sicuramente un grande beneficio e lo daranno, anche se con qualche ritardo, però con maggiore consapevolezza e certezza, prova ne è il fatto che stavolta il processo si chiude. E questo penso sia una vittoria di tutti, ci abbiamo lavorato tutti, credo anche noi in questo
scorcio di legislatura con estremo scrupolo. Qualche errore probabilmente è stato fatto, anche io condivido quello che è stato detto, l'avevo detto nei dibattiti, la proprietà doveva nominare da subito l'advisor, perché la proprietà è quello che la terza persona più interessata, sfuggendo a logiche comprensibili, a volte non condivisibili, di un certo protezionismo. Siamo indipendenti, proteggiamo l'azienda, c'è un futuro, vedremo adesso i veri risparmi, io credo che ce ne siano, ma soprattutto risparmi logici, funzionali, economici sicuramente, che sono utilissimi anche per sostenere tempi difficilissimi, perché questa amministrazione deve governare, non è un suo merito, ma è una costrizione, con tanti milioni di euro in meno delle precedenti, e questo è una contingenza nazionale che riguarda tante delle nuove amministrazioni. Quindi esprimo il voto favorevole della maggioranza e la soddisfazione per il risultato raggiunto. Ringrazio il già sindaco Marchegiani, ora la possibilità di fare le dichiarazioni di voto. Si era già prenotato, aveva già prima chiesto Severi di poter fare le dichiarazioni di voto, Severi, poi Aguzzi. Ricordo che sono 5 minuti. Bene. Allora, sono Riccardo Severi, mi ripresento di nuovo. Io ieri sono venuto qua a fare un intervento su questa questione della fusione, apportando un elemento di novità che il Consiglio non era, di cui il Consiglio non era a conoscenza. Io penso che i consiglieri che siedono qua oggi in quest'aula, a mo' di Parlamento inglese, bello anche vedersi di fronte, no? Così, dovrebbero in qualche modo essere grati, non a me, ma a un consigliere comunale che gli porta a conoscenza di un elemento di novità significativo, non trascurabile. Noi qui non siamo a rappresentare noi stessi o il nostro partito, siamo a rappresentare una città, a rappresentare gli interessi di una città. E se questi interessi io non li rappresento a 360 gradi, in tutte le circostanze e con tutti gli elementi di giudizio che mi permettono di esprimere una valutazione compiuta, io non faccio gli interessi della mia città. Io non ce l'ho con la consigliera Luzzi, anche se ritengo che qui non siamo a discutere in un asilo o in una parrocchia o siamo in un consesso politico. E siamo a rappresentare gli interessi di una città. Se poi la consigliera Luzzi non condivide quello che porta di apporto il consigliere, a me mi dispiace, ma non posso farci nulla. Però ritengo che noi dobbiamo esprimere il nostro giudizio con tutti gli elementi di valutazione che sono necessari. Ora, qualcuno mi ha riferito, perché io non ho la possibilità di accedere ai documenti ufficiali dell'Asset Holding, ovviamente, però potrei chiederli. Qualcuno mi ha riferito però che in un'assemblea dove si è votato il piano industriale, diciamo, di questa fusione, è stato allegato un parere che in qualche modo ha messo in guardia il consiglio di amministrazione dell'Asset Holding. Tant'è che il presidente dell'Asset Holding se n'è andato via. Poi questo documento è stato approvato solo dai due restanti componenti del consiglio di amministrazione, però non è arrivato sul tavolo del comune di Fano. Oggi io chiedo ai consiglieri comunali, prima di votare il documento che ci viene proposto e allegato, di avere almeno conoscenza di questo documento che è stato accluso nel verbale del Consiglio di amministrazione della Holding, per capire se quel documento è conforme o meno a quello che vogliamo portare noi a delibera questa sera. Io dico questo, sapete tutti, e non lo nascondo, l'ha detto prima Guzzi, il tema dell'ASET lo conosco molto bene, l'ho approfondito nei minimi particolari, mi ha trovato in disaccordo con l'allora, diciamo, amministrazione quando veniva portato in discussione, e quindi io in maniera legittima ho sempre mantenuto coerentemente la mia posizione. Però ritengo questo,
che il tema dell'ASET non è il tema di Riccardo Severi o il tema di un consigliere, è un tema della città. E come tale, io che sono il rappresentante di questa città, voglio fare gli interessi non di una parte politica, ma di questa città. Allora chiedo al Consiglio Comunale, faccio una proposta nella mia dichiarazione di voto, premesso che ritengo che la fusione sia un atto inutile, e l'ho ribadito più volte, perché non porta né risparmi, non porta né economie, non porta né valore aggiunto. Quello che si è detto prima, l'ha detto prima il consigliere collega Omicioli, lo condivido, anzi se fosse stata fatta prima la fusione avremmo fatto danni in tempi ancora prima di quelli che potremmo farli noi in questa fase. Quindi dico, prima di decidere, vogliamo o no prendere conoscenza e coscienza anche di quest'altro documento? Se il Consiglio, che è sovrano, dirà no, io a questo punto la mia dichiarazione di voto, che sarà una dichiarazione di voto personale, dirò io non posso votare un qualche cosa senza avere tutti gli elementi a disposizione per esprimere un giudizio compiuto. E quindi l'invito che faccio questa sera, la mia proposta al Consiglio Comunale e non alla parrocchia, è quella di dire vogliamo chiedere questo documento o no? Allora, così si vede, ha terminato il suo intervento, io però devo riprendere su una questione, cioè quando lei fa per evitare quei fatti personali, che non è il caso, quando lei fa, lei non deve fare, lei deve avere il rispetto di tutti, come tutti i consiglieri devono avere il rispetto degli altri, però citare parrocchia, asilo, eccetera, qui i consiglieri hanno tutti titolarità di porre le proprie questioni e di essere rispettati per il contesto che hanno a maggior sensibilità, quindi questo è un invito a tutti i consiglieri. Ora la parola al consigliere Aguzzi per dichiarazione di voto. Grazie Presidente, pur con qualche dubbio che mi insinua a questo punto, più che dubbio la curiosità di capire cosa sia questo documento, io chiederei, no, non chiedo niente stasera, io stasera voterò a favore, lo dico subito e così sgombriamo subito il campo, ci mancherebbe altro, è una battaglia che faccio da anni, però ci terrei a capire di quale documento si stia parlando, se ci sarà la possibilità, magari prima di votare il prossimo Consiglio Comunale, il piano industriale e la fusione vera e propria, ammesso che si arriverà a votare la fusione vera e propria, che non è stasera. Qui è un mio desiderio, poi se c'è questa possibilità, ripeto, mi incuriosisce questa cosa. Vedete, quando si parla di cose vere ed importanti per il bene della nostra città, io non esito a votare insieme ad una maggioranza che non sostengo. Quello che mi dà fastidio è vedere gli atteggiamenti di alcuni di questa maggioranza irrisori quando interviene chi magari su questa fusione ci ha lavorato molto più di loro e molto prima di loro e magari con le stesse capacità di loro, visto che stasera votate la stessa delibera che abbiamo proposto noi 3 anni fa e votato noi 3 anni fa. Esattamente la stessa. Mi dà fastidio. Nei miei 5 minuti dirò questa cosa e ne ho possibilità, no Presidente, anche se non è esattamente la dichiarazione di voto, mi dà fastidio che per 3 interventi stasera qui di consiglieri, più qualche sorrisino, no, esterno quando si interviene, da parte dei consiglieri del PD si dica, si è detto, 3 l'hanno detto da questo pulpito, sì, perché non avete fatto prima voi? Perché non siete stati capaci di farlo voi? Noi ci abbiamo messo 3 anni, sì, un po' tanto, però perché non l'avete fatto voi che avete avuto 5 anni? Io ve l'ho detto più di una volta, qual è stata la situazione, la cosa. Voi lo sapete meglio di me, ma siccome stasera ci sono altre persone che ascoltano, e siamo anche su streaming, dov'è che siamo, non so neanche, qualcuno ci ascolterà anche da fuori, lo ridico un'altra volta. Fino a giugno 2013 c'era un decreto legislativo che imponeva alle aziende pubbliche, per poter continuare a gestire in house i servizi, cioè senza essere messi a gara, la vendita del 40% di quote ai privati. Cioè noi
durante la nostra amministrazione, fino a giugno 2013, quindi fino a 8 mesi prima delle elezioni, della scadenza del mandato, sapevamo che avremmo dovuto vendere il 40% di Aset SPA a terzi, a privati tramite gara, per poter mantenere i servizi direttamente dai comuni senza dover partecipare a gara. Quindi non ci sognavamo neanche di fare nessuna fusione, perché volevamo mantenere la proprietà all'interno di Aset Holding così com'era, al 100% in mano pubblica, e avremmo dovuto obbligatoriamente, per mantenere le concessioni, vendere il 40% di quote di Aset SPA. Avevamo già lavorato per questo, avevamo già predisposto anche gli atti, perché era una cosa che arrivava a compimento. Decade quel decreto, non viene riconvertito in legge, rimaniamo liberi da questo vincolo, non siamo più obbligati a vendere il 40% di quote, possiamo mantenere, parliamo di giugno 2013, possiamo mantenere i servizi in house da tutti i comuni che ci davano e ci danno ancora i servizi, senza dover partecipare a gare. Ovviamente tiriamo subito la retromarcia sul percorso che avevamo predisposto di vendita del 40%, perché non ci apparteneva, eravamo costretti, non volevamo farlo, ma eravamo costretti, e abbiamo detto: a questo punto, non dovendo più vendere al privato, potendo mantenere in house, facciamo la fusione delle due aziende, che le manteniamo a fare tutte e due. Ed era settembre 2013, ottobre 2013, novembre 2013, dicembre 2013, gennaio 2014, febbraio 2014, marzo 2014, aprile 2014, 8 mesi. Non si partorisce neanche un figlio in 8 mesi, a meno che non nascono leggermente prematuri come quelli di mia moglie, della mia ex moglie, che sono diventati belli e sani comunque, anche se sono nati 8 mesi. Non si fa neanche un figlio in 8 mesi. Noi abbiamo predisposto un piano di fusione in quegli 8 mesi, l'abbiamo portata a tutti gli altri sindaci come a visionare, l'abbiamo approvato in consiglio comunale, l'ha approvato il CDA di Aset SPA, non l'ha approvato il CDA di Aset Holding, perché 7 sindaci di centro-sinistra gli hanno scritto dicendo di non approvarlo, altrimenti la fusione l'avevamo fatta in 8 mesi. Ecco perché non l'abbiamo fatta. Ecco perché non l'abbiamo fatta, cari consiglieri che qui venite a parlare dicendo perché non l'avete fatta in 5 anni, l'abbiamo fatta in 8 mesi. In 8 mesi l'abbiamo fatta, vi ho contati i mesi uno per uno con le motivazioni. Sono felice di vedere che voi dopo 3 anni riportate la stessa delibera che noi abbiamo portato in 8 mesi, e io sarò lieto di votarla appena me ne darete occasione, perché non è quella di stasera. Stasera sono un atto di indirizzo che voto ovviamente a favore. Grazie consigliere Aguzzi, ora la parola al consigliere Santorelli, prego. Sì, grazie Presidente. Veramente anche io volevo rimarcare questo aspetto che il collega Aguzzi ha rimarcato nella sua dichiarazione di voto, ascoltando anche gli interventi dei colleghi della maggioranza. Perché se realmente è rimasto l'ultimo elemento per prendersi, ecco, dei meriti su questa fusione, il fatto che noi non l'abbiamo fatto in 5 anni, ecco che il collega Guzzi, allora sindaco, gli ha spiegato anche il perché non è stato possibile farlo allora nel mandato precedente, nei 5 anni. Io ricordo benissimo quel giorno in cui ci sentimmo al telefono che non c'era più questa disposizione di legge, ma ci si apriva un'altra possibilità per la quale abbiamo lavorato dal giorno dopo e ininterrottamente per otto mesi. Ricordo ancora dov'ero quando parlammo al telefono quel pomeriggio di questa possibilità, tanto era la volontà di vedersi già dal giorno dopo per capire quali erano le possibilità per diciamo, quindi a quel punto superare il discorso delle due società, che ricordiamo era anche quello un dispositivo di legge del 2001, se non sbaglio, 2001, credo 2002, quegli anni lì, dove si obbligò a dividere la gestione delle reti dalla proprietà. Quindi ecco, se l'ultimo elemento in qualche modo per prendersi del tutto i meriti, non riconoscere ancora una volta il lavoro che è stato fatto, pur apprezzando il riconoscimento degli errori che sono stati fatti in questi 2 anni e mezzo, di cui ricordo e ripeto eravate stati avvisati, e voterò e voteremo ovviamente a favore di questa delibera, dando un elemento ulteriore che anche il vice sindaco, ma anche qualcuno di voi negli interventi ha
ripercorso e che volevo sottolineare nel mio intervento e poi trattando di altro non l'ho fatto. Quando si parla di numeri e di risparmi bisogna anche vedere il valore che ha questa fusione in termini di autonomia territoriale, che è un valore che è incommensurabile, cioè non è dato da nessun numero su quel piano industriale, ma è quello dell'autodeterminazione di un territorio rispetto alle velleità che un'altra parte del territorio di questa provincia aveva di volontà di metterci in sudditanza anche su questo argomento e metterci in secondo piano un'altra volta, farci arrivare secondi anche sul tema dei servizi pubblici locali. Io credo che questo sia il risultato più importante che questa città a questo punto, data anche la grande unità di intenti su questo tema, possa portare a casa, perché abbiamo visto a poche ore di distanza da oggi, ieri, che su altri temi altrettanto importanti, forse anche di più, no, sicuramente di più, non si è in grado di avere una voce unica. Su questo, perché chi avrà la possibilità di gestire i servizi pubblici locali, di averne la piena proprietà, di poter trattare con i comuni, di poter aprirsi a un territorio, avrà da qui in avanti, date le poche risorse che i bilanci comunali hanno, avrà la fortuna non solo delle proprie casse, ma anche la fortuna di avere delle leve che spesso i tributi non consentono, lo Stato non consente tramite i tributi al comune di azionare, delle leve importanti per dare dei risparmi ai cittadini, ma soprattutto dare dei servizi all'altezza, che oggi in altri comuni, anche di questa provincia, non ci sono. Quindi questo è un merito che non so se tradurlo in un numero vale, non so che cifra potrebbe valere questo, però oggi il dato politico, il fatto politico per il quale votiamo a favore soprattutto questa delibera è proprio questo. Grazie. Grazie consigliere Santorelli, ora la parola al consigliere Bacchiocchi, si prepara in ultimo. Sì, allora anch'io come capogruppo del Partito Democratico ribadisco la nostra intenzione di votare ovviamente a favore di questa delibera. Volevo soltanto precisare alcuni passaggi che mi riallaccio un po' anche al discorso del consigliere Aguzzi. Io nel mio intervento ho voluto soltanto rispondere al fatto che lei aveva detto che noi siamo qui esattamente dove eravamo un anno fa, e io ho voluto dire non è vero, che non è come un anno fa, ma noi abbiamo, i CDA hanno approvato il piano di fusione e lo statuto, quindi diciamo le cose come stanno. Poi noi riconosciamo che il percorso che noi stiamo ultimando a fatica, come prima il vice sindaco ha spiegato benissimo, è un percorso iniziato da voi e abbiamo continuato quel percorso apportando delle modifiche, quindi noi lo riconosciamo, però vogliamo avere anche che si venga riconosciuto anche la nostra volontà, la ferma volontà di arrivare a compimento di un progetto. Abbiamo sofferto, abbiamo tribolato, sapete benissimo, ancora non è finito il percorso, ci stiamo arrivando, nel giro di 15 giorni lo approveremo e quindi noi non è che rinfacciamo niente, però se voi ci attaccate e ci dite siete a dove eravamo un anno fa, non è vero. Noi vogliamo che venga riconosciuto, come noi riconosciamo che è un percorso da voi iniziato, però che noi lo portiamo a conclusione. Poi voi avete avuto poco tempo, avete avuto i vostri problemi come li abbiamo noi, però noi stiamo arrivando alla fine. Siamo convinti che questo possa dare dei servizi di qualità al territorio, che poi si potranno tradurre in risparmi sia sulle bollette e comunque anche in un'ottica di economia del nostro territorio a livello occupazionale, tutto quello che abbiamo già detto. E poi concludo, vorrei soltanto anche rimarcare per l'ennesima volta, visto che ce n'è bisogno e forse in questo momento un pochino la cosa sta anche un po' cambiando vento, che il Partito Democratico, in modo particolare Di Fano, non è succube di nessuno. Quando l'anno scorso sono venuti con la maglietta c'era l'ASET, no, con H di era, qualcuno qua, cioè io vorrei ricordare che noi nonostante tutto abbiamo continuato su un percorso che noi ci eravamo prefissati in campagna elettorale, portando a termine un progetto e non svendendo
come qualcuno diceva, la nostra società. L'abbiamo portata a compimento perché siamo convinti di un percorso, abbiamo la nostra autonomia, sia dall'altra parte del PD provinciale, sia dal punto di vista dei servizi e anche della sanità, e ieri sera l'abbiamo dimostrato. Abbiamo le nostre convinzioni e lo dimostriamo ogni volta, sugli argomenti più importanti che riguardano questa città. Quindi noi siamo assolutamente d'accordo e convinti di questa fusione e ci auguriamo che nel giro di 15 giorni possa essere portato in Consiglio Comunale l'approvazione degli statuti del piano industriale. Grazie. Grazie consigliere Bacchiocchi. Ora la parola alla consigliere Luzzi, si prepari o Miccioli, poi Del Vecchio. Non devo toccare, vero? No, è troppo alto. Allora Luzzi, Sinistra Unita, naturalmente voto a favore di questa delibera che, come ho già detto prima, è un atto di indirizzo che andava fatto perché doveva dare il benestare per il prossimo passaggio. Poi voglio riconoscere, oltre che dire il valore di questa delibera della fusione di ASET, voglio ribadire anche in questo consiglio il valore sociale che hanno i luoghi della socialità, il valore fondamentale che hanno le parrocchie, che hanno le case del popolo, che hanno i luoghi di Soglia, che hanno i luoghi di lettura, che ha la Mediateca Montanari, sono dove tutti i luoghi dove le persone imparano a confrontarsi, a dialogare, a trovare una sintesi, a trovare un modo per stare insieme. Quindi è fondamentale che ci siano dei luoghi dove ci si incontra e dove si discute. E poi l'ultimo pensiero lo lascio al mio lavoro, al mio pezzo di cuore, a quella che è stata la mia vita, e io sarò sempre maestra nell'animo, perché veramente i cittadini e le cittadine che siamo oggi sicuramente sono nati, si sono formati in quei luoghi che sono i luoghi dell'educare, e quindi una brava maestra, una brava insegnante, un lavoro che è stato tanto spesso messo al margine, fa qualcosa di fondamentale, dà gli strumenti per entrare nel mondo, dà gli strumenti che sono strumenti scientifici, ma sono anche strumenti di affetto, sono strumenti che ti aiutano a vivere, che ti aiutano a vivere in un luogo comune. Quindi io direi che il posto più alto che si possa riconoscere come luogo sociale è quello della scuola, è quello dell'educare a qualsiasi livello. Quindi io non voglio più sentire parlare di asili come se fosse una cosa inferiore o se fosse una cosa di secondo o terzo livello. Noi siamo l'eccellenza, e questa è stata una cosa che hanno fatto le donne nel corso dei secoli e a cui va riconosciuto questo lavoro che hanno fatto. Grazie. Se sì, anche consigliere applaudire. Bravi, grazie consigliera Luzzi. Ora la parola a consigliere Omiccioli, poi Del Vecchio. Sì, infatti. Io che sono maschio, sono professore, quindi probabilmente non è che ho contribuito più di tanto, visto che solo le donne lo sanno fare bene. Insomma, non apriamo questo versante. Eh no, l'ho stato aperto, è una battuta, quindi si figuri, era per sdrammatizzare, una battuta. Dai, su, adesso, niente di grave. Ironico, certo, allora, io spero... che si sia capito che fin dall'inizio in realtà non abbiamo mai votato contro le delibere di fusione, al massimo ci siamo astenuti perché abbiamo trovato appunto delle criticità. Quindi diciamo, il Movimento 5 Stelle a Fano non dice no alla fusione, dice solamente facciamola bene. E abbiamo già visto i documenti preliminari sul nuovo statuto, ci sono anche elementi di forte positività, anche per a volte in certi casi la tutela dei piccoli comuni da un certo punto di vista dei dividendi e via dicendo. Ci sono dei piccoli risparmi, perché insomma, chiaro, non solo CDA sicuramente porta dei piccoli risparmi, però i tanto decantati 4 milioni di euro non stanno né in cielo né in terra dal punto di vista della combinazione obbligatoria con la fusione. Si possono fare anche senza fusione, perché poi io ho sentito dire, secondo me non basta dire calano le bollette con la fusione, perché l'advisor ci ha scritto che l'unico modo per far sì che ci siano nuovi guadagni è quello di far alzare le bollette dell'acqua. Quindi insomma, io stando ai documenti leggo quello. Non basta dire siamo felici della fusione, perché sì, certo, magari uno lo fa anche con un certo slancio
umano, però insomma forse è meglio andare sui documenti e leggere e studiare i documenti, oppure dire credo che ci saranno dei risparmi, perché bisogna anche in questo caso invece documentarsi, e abbiamo documentato che ci possono essere come non ci possono essere, oppure ho fiducia nell'ultimo parere dato dal professor Perfetti, che è un atto di fede. Cioè ci sono due, abbiamo qui un grosso problema, ci sono due pareri contrapposti di due, diciamo, se vogliamo, enti che professionalmente hanno tutta la nostra rispettabilità. Siccome è giunta notizia che c'è un terzo parere che può dare chiarimenti a questo punto e quindi darci la sicurezza e darci, diciamo, la possibilità di votare con responsabilità quello che abbiamo qui davanti, io non vedo perché non possiamo rimandare questa delibera, che oltretutto ha un valore abbastanza simbolico più che pratico, al prossimo consiglio comunale, che sarà non fra tanto, insomma. Quindi insomma penso che rimandare per avere intanto nel frattempo tutti i consiglieri la possibilità di studiare questo parere ulteriore sia un atto dovuto a noi stessi. Severi parlava di città e io parlo anche di consiglieri comunali, perché noi dobbiamo decidere con cognizione di causa, non tanto per felicità, fiducia o altre cose o credenze particolari. Grazie. Quindi, quindi se non cambia la situazione noi voteremo contro, perché non possiamo prenderci la responsabilità di votare una cosa che non è chiara. Grazie consigliere Miccioli, ho la parola al consigliere Del Vecchio. Grazie Presidente, io mi volevo solo così agganciare a quello che aveva detto Santorelli, nel senso che non manco volevo intervenire, aveva già fatto una dichiarazione Santorelli dicendo che, come poi avevamo dichiarato negli interventi, che avremmo votato a favore, ma vi prego non vi incartate, perché vi state incartando nelle dichiarazioni di voto. Come si fa a dire che questo atto è fondamentale? È un atto di indirizzo, santo Dio, ne abbiamo fatti a decine sull'ASET, SPA-ASET Holding. E diciamocelo chiaro, non l'ho detto prima nell'intervento, però adesso lo dico, se parlate che di un atto fondamentale che oggi andiamo a votare. È stata una richiesta specifica di ASET Holding volere questa delibera. L'ha scritto, né che manco l'ha detto a voce. È per questo che oggi l'avete portata qui. E vi ricordo, perché non l'ho detto prima, che la Presidente di ASET Holding si è dimessa. Si è dimessa, non è un atto così di poco conto politicamente parlando, è un atto di sfiducia verso chi? Verso la maggioranza, non certo di verso l'opposizione. Si è dimessa per questo motivo e per questo processo, cosa di non poco conto politicamente parlando. Voterò ugualmente questa fusione, guardate, non è di certo questo che mi, tra virgolette, devia dall'idea che ho maturato in questi anni, così come per chiarezza lo ribadisco, perché le chiacchiere stanno a zero quanto noi abbiamo di fronte gli atti formali, abbiamo di fronte i numeri maturati in maniera specifica, lavorandoci sopra per mesi, fatti da chi? Chi ha dato i numeri dei risparmi che sono derivati dai bilanci delle due società? Chi li ha dati? Lo ribadisco, l'ho detto anche prima, quasi tutti, in buona sostanza, di chi si occupa di questo tema, tecnici del comune di Fano, che ho ancora oggi, governano con voi, tutti i tecnici di ASE SPA, tutti i tecnici di ASET Holding, lo studio commerciale di peso, non ricordo il nome, che ha seguito la fusione, che ha dato e ha confermato i numeri che hanno portato, il perito tecnico del Tribunale di Pesaro, che è stato incaricato di visionare, verificare i numeri della fusione, come prevede la legge, della fusione come prevede la legge, che ha certificato che i numeri erano corretti. Allora, tutti questi sono degli emeriti imbecilli, perché adesso scappano fuori i geni, un advisor che scappa dalla sera alla mattina, che non doveva essere nominato dalla ASET Holding ma dal Comune di Fano, perché doveva essere super partes rispetto alle due società, che scappa fuori con dei numeri che gli si sono stati contestati, cominciamo a dire le cose come stanno, contestati, e che oggi
vengono presi come l'oro assoluto. Non è così, non è così, delle due l'una perlomeno. C'è stato un parere successivo che andava più verso la parte non numerica dei numeri, ma della, delle questioni giuridiche, il parere successivo della, del legale, e oggi quindi siamo a votare una delibera, che oggi non conta nulla, ma quella che voteremo che farà veramente l'atto definitivo di fusione delle due società, quindi quella che porterete, io mi auguro a questo punto, porterete, visto che avete anche qualche defiance in maggioranza, ma porterete le prossime settimane in cosa c'è? I tuoi occhiali, poi te li porto, porterete le prossime settimane in consiglio comunale, io mi auguro che sia quella anche il momento per fare un po' di chiarezza su tante cose che sono state dette che non, a mio modo di vedere non sono corrette anche rispetto alla ricostruzione. Sono d'accordo con il consigliere Aguzzi che ha fatto la giusta ricostruzione, quindi non è stato voluto, anche questo diciamolo chiaro, far fare la fusione prima delle elezioni comunali. Questa è un'altra verità, voglio girarci intorno. La fate dopo 2 anni e mezzo in ritardo, siamo contenti che la fate, però diciamole le verità. È inutile nascondere, anche perché fortunatamente ci sono gli atti che le dimostrano, come tutti gli atti di questi tecnici che hanno visionato e verificato quei numeri. Allora, li volete contestare? Chi li vuole contestare? Li presenti, ma li presenti alla stessa maniera portando professionisti che dicono che sono sbagliati, altrimenti rimangono quelli, a mio modo di vedere. A meno che, ripeto, non vogliamo dire che questi non hanno la più pallida idea di cosa hanno fatto e discusso in tutti questi anni, visto che non l'hanno fatta nel giro di una settimana, come ha fatto, credo che è stato incaricato il parere, ma l'ha fatto perché ci ha vissuto anni all'interno delle società, perché li ha visionati per mesi insieme a tutti gli altri tecnici e quindi hanno avuto la coscienza di produrre dei numeri che secondo loro, quindi io prendo buono quello che mi hanno riferito, quello che hanno dato per iscritto, numeri che sono a vantaggio dei cittadini. Noi votiamo una delibera che deve essere a vantaggio dei cittadini. Grazie consigliere Del Vecchio. Ora sono terminate le dichiarazioni di voto, quindi mettiamo in votazione il punto numero 4, conferma processo di fusione tra ASET SPA società incorporante e ASET Holding SPA società incorporata. Favorevoli? Tiene la mano alzata per permettere alla segreteria di... Dunque tutto il gruppo del PD... Allora, contrari, facciamo la controprova, contrari Pierpaoli, Mirisola, Omiccioli e Fontana e anche Severi. Astenuti? Nessuno. Quindi 19 favorevoli, 4 contrari, è approvata a maggioranza. 5 contrari. Alzate le mani. Sì, è vero, allora, Mirisola, no, Pierpaoli, Mirisola, Omiccioli, Fontana e Severi. Quindi sono 18 favorevoli e 5 contrari. Comunque approvata a maggioranza. E votiamo anche la immediata eseguibilità. Favorevoli? Come prima. Contrari? Sempre Pierpaoli, Mirisola, Omiccioli, Fontana e Severi. Astenuti? Nessuno. Quindi anche l'immediata eseguibilità è approvata a maggioranza.